sono dei tassisti, ma stanno semplicemente creando una situazione di fastidio che non dà ragione a nessuno. Teniamo presente anche. Collegati, prova, sì, si sente già meglio. Siamo collegati con lo studio mobile, sentiamo se l'altro studio è collegato. Apertura dei mercati, dicevamo, non solo nei tassisti, oggi a Roma c'erano anche gli ambulanti che contestano l'estensione della direttiva Bolkestein alle liberalizzazioni proprio per quanto riguarda il commercio su strada. Una delegazione, tra l'altro, è stata ricevuta dal ministro, questa volta dello sviluppo economico, Carlo Calenda. Per noi in diretta c'è Cristina Raschio, buonasera. Buonasera. Sì, buonasera Fabrizio, buonasera a te e ai tuoi ospiti. Grazie. L'incontro con il ministro Calenda delle rappresentanze degli ambulanti è durato all'incirca un'ora e mezza di confronto. Adesso gli ambulanti se ne sono andati via, hanno raggiunto Montecitorio proprio per riferire il contenuto di quello che si sono detti con il ministro dopo una giornata piena di tensione, di proteste davanti alla sede del Partito Democratico, davanti a Montecitorio. È stata una giornata molto piena di proteste e di tensione. Gli ambulanti hanno raggiunto Roma da tutta Italia per manifestare contro l'emendamento al mille proroghe che consentirebbe la proroga appunto delle concessioni pubbliche fino al 31 dicembre 2018, ma consentirebbe anche ai comuni pronti di indire dei bandi per nuove concessioni. Ecco, protestano anche, come hai detto tu, contro la direttiva Bolkestein, cioè la direttiva del 2006, una direttiva europea che ha come obiettivo la libera circolazione dei servizi e l'obbligo di messa al bando delle concessioni pubbliche. Gli ambulanti vorrebbero che la loro categoria venisse esclusa dal perimetro di applicazione della Bolkestein. Ma a questo punto sentiamo che cosa ci ha detto Alessia Salmoni, che è portavoce degli ambulanti di Roma, proprio in uscita dal confronto col ministro Calenda. Sentiamo un po', Francesca. E dopo aver ascoltato tutte le nostre perplessità e preoccupazioni rispetto all'emendamento già passato in Commissione Affari Costituzionali al Senato, lui ha detto che si rivolgerà all'avvocatura, sentirà l'antitrust e cercherà di capire se effettivamente questo emendamento crea delle conflittualità. E quindi ci ha dato appuntamento a probabilmente tra una settimana per continuare a sviscerare tutte le problematiche e speriamo porvi soluzione. Quindi gli ambulanti saranno ricevuti dal ministro Calenda, ma torneranno in piazza a manifestare il 15 marzo prossimo. Per il momento è tutto, a voi. Bene, grazie. Grazie Cristina. Professor Paganini, siamo sempre sul tema, il mercato deve essere più aperto. In questo caso, la direttiva Bolkestein, spieghiamola in maniera più elementare, perché dovrebbe essere estesa anche in questo caso? Gli ambulanti italiani lamentano, solo in Italia si è estesa anche la nostra categoria. Guardi, se è fatto in tutta Europa non lo so, so che in tutta Europa non c'è stato questo tipo di polemiche, fatta qualche piccola eccezione. Io sono un sostenitore della Bolkestein, quindi sono forse di parte e me ne scuso con chi la pensa in questo modo diversamente, però la Bolkestein è stata inserita nel 2006, oggi siamo nel 2017, quindi l'Italia avrebbe avuto tutto il tempo possibile, come spesso succede con tante direttive, però è importante dirlo, perché quando ci sono I think it's time to call your landlord. Just tell him that you're moving out. Yeah, you're tired of his stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away to my place. Your place, your place, a little hideaway, a little sweet escape. My place, your place, a little hideaway from what in the world do we call this world anyway? I think it's time to call it all off. We know it wasn't working out. Yeah, I'm tired of your shitty car anyway. I think it's time, see, we're all so different. You're always blabbing about tomorrow, but I want the moment, so let's go our separate ways. To my
attesa che vada tutto bene, il LED sono tutte a posto, e ci sentiremo più tardi e in collegamento con la sala teatro di need our own space. Moving. I think I'm crazy, but I think we need our own place. My place. My place. Your place. Your place. Our little house.